Al centro dei pensieri e delle preghiere del Papa ci sono le persone che soffrono in Palestina, Israele, Ucraina e nelle altre aree dove si muore quotidianamente a causa dei conflitti. Lo dice lo stesso Francesco al termine dell'udienza generale del mercoledì. Penso sempre alla grave situazione in Palestina, in Israele. Incoraggio il rilascio degli ostaggi e l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. Continuo a pregare per chi soffre, a sperare in percorsi di pace in Medio Oriente, nella martoriata Ucraina e nelle altre regioni ferite dalla guerra. Il pontefice ricorda la giornata di digiuno e preghiera del 27 ottobre per chiedere appunto la pace nel mondo. Durante l'udienza il Papa ha parlato dei santi Cirillo e Metodio e del loro modo di raccontare il Vangelo a popoli diversi. Loro, per prima cosa, studiavano la cultura di quelle persone perché, rimarca il Santo Padre, la fede va inculturata e la cultura va evangelizzata. La gente così sente che la fede non è una cosa straniera o una cosa astratta. Francesco sottolinea quindi tre aspetti fondamentali della loro esperienza. Il primo è l'unità di tutti i cristiani, il secondo è il già citato tentativo di rendere l'annuncio comprensibile a persone di diverse culture. Evangelizzazione e cultura sono strettamente connesse. Non si può predicare un Vangelo in astratto, distillato, no. Il Vangelo va inculturato. Il terzo aspetto è la libertà. Nella predicazione ci vuole libertà, ma la libertà sempre ha bisogno del coraggio. Una persona è libera quanto più coraggiosa è e non si lascia incatenare da tante cose che le togliono la libertà.